Bene, abbiamo preso una cipolla di tropea rossa, l'abbiamo fatta rosolare con un po' di olio extravergine di oliva, poi man mano che si rosolava abbiamo aggiunto un pochettino di acqua per ammorbidire la cipolla. Quando la cipolla è quasi cotta abbiamo buttato mezzo bicchiere di vino, in questo caso ho usato del rosso vivo di Nero d'Avola, un po' di sale e un po' di pepe, e adesso porteremo a cottura. Un profumo internazionale, ragazzi. Cosa si mangia oggi? Lo vedete dopo. Il pane è qui nel forno. Cosa ci mettiamo nel pane? Infatti abbiamo messo della salsiccia, l'abbiamo messo sulla griglietta qua della cucina, abbiamo fatto riscaldare la piastra e adesso la cuoceremo qui. Bello, facciamola grigliare bella lentamente. La nostra cipolla è pronta. Il pane adesso lo scendiamo, lo usciamo dal forno e ci vediamo per la prova dell'assaggio. Buongiorno signori, buon pranzo a tutti. Oggi ho fatto un po' di pane a casa. E come lo condiamo? Adesso vediamo. Adesso intanto è bello caldo caldo. Guardate che bello. Guardate che bello. Adesso, e ora questo pezzettino per fare la prova dell'assaggio, ragazzi. Guarda che bello caldo caldo, adesso l'ho fatto. Bene, cosa lo condiamo? Eccola qua. Ci mettiamo un pochettino di salsiccia. E voilà. E un pochettino di cipolla retropea marinata col vino rosso. Guarda che bellezza. E voilà. E per oggi avevo desiderio di mangiare come un panino, diciamo, semplice, tutto fatto da me, a parte la salsiccia l'ho comprata, però guardate qua, il pane fresco, caldo caldo, com'è, adesso vediamo, Una poesia, ragazzi. Una roba internazionale. Mettiamo un bello bicchiere di vino, perché devo fare la prova del vino. Vino frizzante notturno con le piacenti. Buon pranzo a tutti e alla salute. Oggi pane con la salsiccia e cipolla europea, internazionale, ragazzi, internazionale. Alla salute. Oh.